Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come avrete letto dal titolo, proverò le Doritos per la prima volta. Diciamo che mi è venuta la voglia perché ieri stavo guardando un vlog di Trisha. Se non la seguite, seguitela perché io la amo. E lei si stava mangiando freddo queste qua, quindi ho detto, oddio, io cioè, però non riesco a parlare. Però ho detto, oddio, io le vedo sempre al supermercato, però non le prendo mai. Perché, cioè, non è che mi piacciono tanto cioè, i nachos duri senza le salse. Però oggi le proverò con voi, le proverò, non riesco a parlare perché sto morendo, però le proverò con voi per la prima volta insieme a due salse, questa che penso che sia tipo quella che trovi al messicano quando, quella un po' piccantina, fresca, no? Che si chiama hot salsa. Con questa, ecco questa che io amo e non vedo l'ora di provare, che si chiama Nacho cheese, che penso sia formaggio, cioè è formaggio, perché l'inglese non è un'opinione, no, sì, l'inglese è un'opinione, cioè che quella non cambia. Invece la matematica non è un'opinione perché cambia. C'ha senso? Sì. Niente, quindi io sono curiosa di provare questa, perché se sta di formaggio è buona. Quindi io direi, queste sono quelle che Trisha aveva nel video, quindi non mi sto scaccolando, ma ho appena fatto le scale, quindi mi gocciola il naso. E scusate la luce, però capito, sta piovendo e sto morendo. C'è riverbero, come si chiama. Quindi queste sono quelle che Trisha c'aveva nel video e le proveremo per ultima. E sono al gusto chili heat wave. Che chili, chili è chili. Heat wave non so che significa, però penso qualcosa col caldo, saranno piccanti. Vabbè, capito, queste le proveremo per ultime. E poi, invece queste andiamo a trovare mo, che sono tangy cheese, quindi penso siano al gusto di formaggio. Ok, iniziamo con l'assaggio. Quindi iniziamo con queste, tasty cheese, cioè tangy cheese, che sono al formaggio. Cioè, odorano un po' di le puff, quelle al formaggio. Dov'è la camera? Così sono lì. Ok, sapete, avevo fatto tutto un pezzo di video, però mi era finita la memoria e non me ne ero accorto. Ho aperto queste, che sono quelle al formaggio, dentro sono così. E non so, cioè, penso che ve l'ho fatto vedere prima, però non so cosa ha registrato. Però proviamole. Cioè, io già le ho provate, però le riproviamo. Che come ho detto prima, sanno di cipolla. Cioè, hanno l'odore di Fonsis e di Puff, però sanno di cipolla. Cioè, tipo di un formaggio cipollato. Mi sa che ho detto prima, però non mi ricordo. Le vado a provare con questo, che è il cheddar. Però io ho pure preso questa qua, che è la salsa messicana, quella un po' pizzicosa. E se lo riesco ad aprire, non riesco ad aprirlo, che è durissimo. Riuscite ad aprire queste cose? Io ogni volta mi uccido. Madò, questo è troppo duro. Proviamo con questo. Ma no, pure questo, ma cioè, una persona normale come si vedrebbe aprire? No, sono troppo duri. Amen. Quindi niente salse perché sono troppo dure, non riesco ad aprire. Però cioè, non so malvagio, sono buone. Però io le avevo mangiare con le salse. Cioè,
C'è una che sta a mezz'ora qua fuori. Cioè, penso sia una delle tante vicine, però. Cioè, c'è un vento porco, quello che sta fumando una sigaretta, ma mica si accende, bella. No, ok, si è accesa. E ora proviamo queste, che è quelle che c'è la Triscia nel video, quindi ho deciso di provarle grazie a questa, che sono le Chili Heat Wave. Spero si dica così. Questi sanno di aceto. Ma che gusti c'ha Triscia? Io pensavo c'erano i gusti simili, però a me queste cose acetate non mi piacciono. Cioè, è odore di aceto, però. Non ho ruttato, mi hanno fatto tipo. Perché sono acetate e piccanti. Cioè, uno schifo assurdo. Cioè, se questo è quello che si mangia lei, non è che c'ha buon gusto. Cioè, sono molto più buone quelle al formaggio. Cioè, come mangiare, non dico il vomito, però qualcosa di acido. Schifo. Cioè, non si vede che schifo il cibo, però. È strano perché pure quelle prima, i primi morsi non sono. I primi morsi non ti lasciano soddisfacente, invece più le mangi più dici che sono. Cioè, mo queste le. Cioè, me le finirei, però non mi piacciono. Ma perché penso che creano assefazione. Queste secondo me sono buone con la salsa al formaggio. Poi questo voleva essere per un video un po' chit chat. Solo che oggi c'è la vitalità di una zucchina, cioè. Sarà sto tempo, però non. Cioè, manco di scherzare di queste cose, però vi capi quanta vitalità c'ho. Però capite, volevo raccontare un po' di cose che ieri, no, l'ho scoperto oggi, mi è successa una cosa trash, perché. Cioè, magari chi mi segue su Instagram lo sa, però. Cioè, non è una cosa da pazzi, però tipo a me mi piace lasciare. Cioè, a me mi piace lasciare commenti trash sotto le foto delle persone. O anche magari quando gli scrivo nei DM, gli scrivo le cose trash. Però non a livello sessuale, cioè trash tipo come sei bello follettino. O vestito così sembri un ninja, o cose così. E lo faccio con tutti, ma perché è un passatempo. Cioè, a me piace essere trash, capito? Perché tipo. Forse è sbagliato, però, capito, non li prendo troppo sul serio social. E quindi, capito, mi piace essere trash. Cioè, vabbè che, tipo, non creo nessuna polemica, perché penso questo non è famoso come persona. Cioè, nel senso, capito, cioè, mo vi spiego. Mi piace lasciare. Ma mica vorrei scrivere questa cosa. E mi piace lasciare i commenti trash in giro. E praticamente. E li lascio un po' a tutti. E praticamente. L'ho lasciato pure a questa iena, che non so se la conoscete, tipo. Si chiama Alessandro Onnis, che è gnocco, è tipo sardo, tutto. Cioè, a me mi piaceva più quando era grasso. Però, mo, tipo, ha fatto il fisico ed è, secondo me, è troppo magro. Però, capito, io lo lasciavo a tutti. E questo, tipo, io mi sa che avevo scritto, ah, come sei cute, follettino. Cioè, non voglio, capito, dire che lui ha sbagliato, perché. Cioè, mo ci arrivo, cioè, in poche parole mi ha bloccato, però, nel senso. Non è che ha sbagliato, perché ognuno, capito, è libero di fare ciò che vuole, però tipo io gli avevo scritto che cute follettino. Cioè era un po' che gli scrivevo, però lui non mi cagava mai, no? Però tipo una volta mi sa che lui ha messo una foto, gli ho scritto ah come sei cute follettino. Ah no, gli ho scritto, lui ha messo tipo una foto con la musica di Rolls Royce e Achille Lauro. Però un'altra, se la vi, se stravi.
io avevo scritto ah, come se è chiuso follettino, però ascolto di Baby Keiko, le due stelle e i cuori. Lui mi scrive come minchia parli e io gli scrivo perché follettino e non mi ha più risposto. Poi tipo il giorno dopo lui mise una foto tipo vestito per andare a correre, però sembrava un ninja, e ha scritto ah, come sei cute, sembri un ninja follettino. E praticamente vedevo che lui, che mi era sparito dalla home, però sai, nessuno mi aveva mai bloccato, quindi non è che uno fa 2 più 2. Poi tipo io seguo pure l'altro suo amico, sempre Iena, tipo ho pubblicato una foto con lui taggato, io sono andata a cliccarci e c'è scritto, capito, quando uno ti blocca c'è scritto utente non trovato, cose così, no? Cioè da una parte mi ha fatto piacere perché è una cosa trash, però vabbè che lui non è nessuno e rimane fra noi, no? Perché io manco sono nessuno, però capito, è un po' gelo, però dirti. Poter dire che una iena ti ha bloccato fa fico, fico, modo molto basso del termine, no? Però questo mi ha fatto capire che molta gente, cioè pure, cioè magari perché loro fanno servizi dove sono nudi, cioè molto spesso sono nudi e sembrano molto aperti, no? In generale alle battute, però questo ti fa capire che molte persone, vabbè non lo conosco, però ho capito che magari più sono aperti, però alla fine, non so se mi sono spiegato, però più sono aperti, però alla fine, cioè più sono aperti in TV, però poi forse nei social o cose così, o la vera persona non è poi così tanto aperta, cioè, perché, cioè vabbè che cioè, se uno ti blocca, ok, però capito, non è che io ho scritto, cioè, ok che è carino, però non è che io ho scritto te lo voglio succhiare e cose così, no? Che uno può capire che ti blocca, cioè, facevo solo un po' di trash. E niente, sto video è stato un po' un fallimento perché io volevo mangiarli con le salse, però queste salse non riesco ad aprire. Spero prima o poi di riuscire ad aprirle. Fatemi sapere se questo video vi sia piaciuto. Cioè, voleva essere un video un po' più lungo, però non c'ho spazio nel telefono. Le salse manco se aprono, quindi è stato un po' un flop. Però mi piace fare questi taste video. Fatemi sapere se volete pure altri video in cui provo cose. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!